E ciao ragazzi e bentornati in un nuovo episodio di Recensione più Doppiaggio. Quest'oggi parliamo di Million Dollar Baby. Allora, partiamo dal fatto che questo è un film che mi sono perso, perché mi pare che è del 2004, una cosa del genere, cioè comunque è vecchiotto, non è nuovo. E ho riscoperto, per puro caso, doppiandolo in un corso di doppiaggio. E ho detto, vabbè dai, me lo guardo, sta lì, è su Prime, ci sta. A parte che, piccola parentesi del doppiaggio, è una delle ultime volte, mi pare, che possiamo sentire il nostro Renato Mori su Morgan Freeman, che è la voce storica di Morgan Freeman, che è spettacolare, una delle voci più belle che abbiamo mai avuto nel doppiaggio italiano. Per di più, andiamo avanti, parliamo di trama. Allora, la trama è che c'è questa ragazza di circa 30 anni che non ha mai fatto un cazzo di pugilato, si presenta da Clint Eastwood, che è un allenatore abbastanza famosetto, però che sta un po' nella merda. E lui non allena ragazze, semplicemente perché è sessista, non per altro. Invece Morgan Freeman è tipo un ex pugile rovinato che fa il bidello a Clint Eastwood. Quindi sarà, diciamo, la spalla di Clint Eastwood. A dire la verità, Clint Eastwood non è sessista, almeno in questo film, poi nella realtà non lo so. Però, comunque, questo film non è sessista, è solo un po' bigotto. E infatti il nostro Morgan lo farà ragionare e dopo che perde svariati pugili decide alla fine di accettare di allenare questa nostra ragazza, anche se ha 30 anni e quindi è vecchia per il mondo del pugilato. E niente, la allena, sembra essere portata alla fine, gli fa cominciare a fare gli incontri, poi va a fare pure un incontro per il titolo e perde. E niente, è una storia strappalacrime di come, purtroppo ragazzi, non posso non fare spoiler, di come alla fine lei, a dir la verità, cioè tu stai tutto il tempo lì a pensare, dai vabbè, mo finirà che diventa campionessa e ciao, e invece no, mi pare che alla fine stira pure, perché tipo fa un incontro brutto in cui rimane praticamente mezza paralizzata, gli devono amputare una gamba, prova il suicidio, cose del genere, quindi è proprio molto triste e niente, è proprio strappalacrime. Devo dire che, allora, la trama secondo me ha dei momenti un po' morti, in cui ci sono un sacco di dialoghi che si potevano evitare e che non vogliono dire nulla, semplicemente devono confermarti che questo è bigotto, questa è stupida ma c'ha una grande volontà e lui è il bonaccione. L'abbiamo capito dopo tipo tre scene, però loro in tutto il film continueranno a dirti, oh guarda che lui è bigotto, lei è stupida e lui è bonaccione. Quindi trama io darei un 7 ci sta. Non mi sento di dare di più, sinceramente. Comunque è una trametta anche un po' così. Sì, perlomeno è differente dal classico, perché appunto tu ti aspetti che invece lei diventi qualcuno, invece no. E personaggi. Allora, Clint Eastwood è tipo Clint Eastwood. Cioè, non penso che ci sia altro da dire. Morgan Freeman è Morgan Freeman. Quindi è il classico vecchietto, un po' bonaccione, un po' saggio, che sta lì. Perfetto. E lei invece è tipo, proviene da una famiglia di zotici, proprio stupidi. Però lei è quella più intelligente della famiglia, nonostante tutto comunque è bella rincoglionita. Ci sono un sacco di momenti in cui stai lì e la vedi con sto sorriso tipo, e basta. E quindi diciamo che non so se è volontà oppure estrema testardaggine e stupidità il suo sogno, però comunque è rispettabile, ce la mette tutta per raggiungerlo. E basta, non c'è altro da dire sui personaggi. Cioè, sono estremamente basic, quindi direi un 4. Non posso dare di più. E obiettivo del film? L'obiettivo del film era, secondo me, portare un film sul pugilato che però fosse un po' più realista e anche un po' triste, un po' tanto,
abbastanza drammatico. E niente, su questo ci sono riusciti. Qui mi sento di dare anche un 8. Dai. Quindi, voto finale, direi un 6 e mezzo. Ci sta, un sacco di gente mi ha detto bellissimo, bellissimo, bellissimo. No, non è bellissimo. Cioè, mille volte più cinema Rocky. Naturalmente parlo dei primi. E è molto più pugilato. E anche lì comunque c'è della realtà, visto che comunque il suo amico stira. Cioè, non è che è una stronzata. Vabbè, comunque ci sta. Se volete un film sul pugilato, avete finito tutti i Rocky, guardatevi questo, è tipo Roca, o anzi Rock, perché è la Shba, visto che non sappiamo come si identifica. Però vabbè. Ci vediamo venerdì con il doppiaggio di Million Dollar Baby.